Io studio in palazzo per gioioso, quando veniva nel mio studio fino alle 2 o alle 3 di notte dicevo poi ti accompagno a casa, e allora si cominciava a deambulare per la città e intanto le case erano state delle enormi bottiglie, questa è una bottiglia di tolleranza, oh, ci andiamo a bere nel casino con la ragazza di Parma che è bravissima eccetera eccetera, e allora poi si girava fuori, c'erano gli studenti che studiavano di notte, la nonna che apriva il lavaretto, sì, il rosolio. La prima latteria si era aperta, questi due facevano l'amore, c'era il turno di notte, la caserma con la garita vuota, dicevo mattina all'alba beviamo un caffè e andiamo a dormire.